Nel 2023 l'economia lucana ha rallentato e questo è il dato che emerge dal rapporto annuale sull'economia della Basilicata presentato nella sede della Banca d'Italia di Potenza. Il valore aggiunto industriale si è contratto dell'1,6% anche se il comparto automobilistico è lievemente cresciuto, mentre il calo delle quotazioni del petrolio ha determinato una riduzione delle royalties da 128 milioni di euro del 2023 a circa 160 milioni per l'anno in corso. Rimane sostenuto l'andamento dei flussi turistici soprattutto grazie alla spinta di Matera. L'occupazione è cresciuta del 2,9%, mentre il reddito delle famiglie lucane si è contratto dello 0,3% in termini reali. Un stato di salute nel complesso positivo, nel senso che c'è stato un rallentamento molto forte, ma comunque c'è un segno più. Ecco. E tenendo conto della situazione complicata a livello internazionale, è un risultato in cui cerchiamo di vedere un po' il bicchiere mezzo pieno. È chiaro che c'è un rallentamento importante che riguarda il settore industriale, il settore dell'estrattivo è stato penalizzato da un calo sia delle quotazioni che delle produzioni e questo avrà un impatto anche sull'ammontare delle royalties che gli enti locali potranno riscuotere. Ed è chiaro che un altro segnale di attenzione viene dal mondo automotive. C'è un lieve incremento dei livelli produttivi, ma restiamo ancora lontani rispetto ai dati del 2018-2019 e soprattutto non sono ancora chiare quelle che possono essere le prospettive di sviluppo sia per quanto riguarda i livelli produttivi che soprattutto per i livelli occupazionali dello stabilimento e dell'indotto.